Allora ragazzi, ciao. Io vi chiedo scusa se sono di nuovo qui e cercherò di essere più sintetica possibile, anche se sintetizzare tutto questo schifo al quale vengo continuamente esposta. E io, con delle persone che si sono comportate così, mi verrebbe da dire grazie. Non sono più innamorata, amo un'altra persona, però vi ringrazio per quello che avete fatto. Per conservare almeno un bel ricordo. Invece no. Tu, come una ladra, come un fantasma alle nostre spalle, hai fatto delle cose assurde, indicibili. Io che mio fratello è molto difficile, è molto difficile. Come potete vedere dal mio viso, sono distrutta, gonfia di pianto, ho cercato di darmi una sistemata, ma non ci sono riuscita. Quindi vi chiedo scusa se la mia mano trema. La mia voce trema e se sono così indignata da tutto ciò che mi sta succedendo. Se sono qui ancora una volta a parlarne in pubblico, è perché sono stata tirata in ballo davanti a milioni di persone, quindi davanti a milioni di persone mi devo difendere. Anche se poi non c'è niente da difendere, perché io di male non ho fatto niente, io ho subito. Non mi piace fare la vittima, ma in questo caso io sono una vittima, e come anche mio fratello. Quindi vi pregherei di non mandarmi messaggi dicendo chiamala e parlate in privato, perché io purtroppo sono stata menzionata qui, io devo parlare qui, perché se parlo in privato, anche se un giorno dovessimo trovare un punto d'incontro. Intanto io sono stata infangata e questa cosa non va bene, perché le persone che ti fanno del bene, come io, come mio fratello e come la mia famiglia, o si tengono in privato i rapporti, quindi si chiarisce in privato, o se veniamo messi in mezzo a certe situazioni sui social davanti a milioni di persone. Io non mi fermo, perché io la mia dignità, la mia persona e la mia famiglia la difendo fino alla morte, davanti a tutti, perché non è giusto che una ragazzina venga ad infangare il nostro nome e venga ad infangare ciò che noi siamo e ciò che noi abbiamo fatto per lei, ok? Non è giusta questa cosa, davanti a tutti. E io devo trovarmi dei messaggi schifosi, grazie a lei. Quindi adesso io, il retroscena che tu volevi raccontare, prima hai detto non volevi raccontare, poi volevi raccontare, il trash non ti piace, però il trash tu lo fai, adesso lo vuoi anche raccontare, allora adesso te lo racconto io, ok? Io spero che questa sia l'ultima volta in cui devo parlare, spero di non ricevere messaggi né positivi né negativi, quindi fermatevi, basta, cercate di ascoltare bene le parole, perché io quando parlo sono molto chiara a differenza sua. Che dice, non dice, mette i filtri e parla così. Io no, io sono vera, io sono questa. Io non uso sotterfugi. Io, se faccio un video di 90 storie, io in 90 storie ho detto 900 cose. Lei, se fa un video di 10 storie, ha detto mezza cosa e si è come si dice? Mi mancano anche i termini. Si contraddice 300 volte in tre storie che fa. Allora, fai pace con il cervello. Fai pace con il cervello. Decidi cosa vuoi dire e dilla, ok? Però dici la verità. Non hai detto una verità. Da agosto tu non stai dicendo una cosa vera. Io sono arrabbiata, sono stanca, sono delusa, sono schifata. Io non so più cosa fare. Io vorrei semplicemente vivere la mia vita in santa pace. Guarda, quello che io mi chiedo, non ti fa un po' schifo quando fai tutto questo contro delle persone che comunque ti hanno sempre trattato come una figlia? Siamo stati la tua seconda famiglia. Per 3 anni ti abbiamo tenuta in casa con noi, ti abbiamo fatta diventare quella che sei, perché se tu, come prima hai detto, prima a novembre hai detto l'azienda e i costumi, se tu ti sei trovata a fare dei costumi per la nostra azienda, ti sei trovata ad avere oggi 1 milione di follower, fare l'influencer, se tu ti sei trovata tutto questo, è grazie a noi, grazie a mio fratello, che ha pagato delle persone che ti hanno fatto